può essere difficile avere molti riscontri positivi dopo un'altra partita, un'altra sconfitta. Però anche oggi devo dire che forse sono molti più i meriti di Sassari che i demeriti nostri. Sassari, anche loro hanno fatto una partita, mi sembra, incredibile al tiro, con una grande determinazione, con una grande fiducia, e non mi sembra, sono anzi sicuro di ricordare che i nostri errori difensivi, cioè che i loro tiri da liberi fossero molti, anzi, mi ricordo già gli ultimi due, quello di Stipsi dall'angolo, scadere di 24, e quello sopra di Carter, allo scadere anche quello di 24, dove c'eravamo pienamente in difesa, eravamo pienamente coperti. Purtroppo, quando loro hanno tirato con quelle medie, abbiamo avuto l'unico, forse l'errore che abbiamo fatto, è concedere a loro 7 rimbalzi attacco nel secondo tempo, che con quelle medie lì che hanno avuto è diventato difficile per noi. E questo è l'unico appunto che posso fare. Invece in attacco abbiamo avuto anche buone situazioni andando vicino a canestro, cioè andando dentro l'area, però anche la percentuale a 3 punti sicuramente non è stata positiva, non ci ha aiutato, pur avendo pulito anche il gioco con 7 palle perse, quindi avendo fatto una situazione buona, una selezione buona di giochi e di tiri, però, ripeto, pur con 7 palle perse, tirando col 33%, dove all'inizio del quarto quarto abbiamo fatto 4 punti in 5 minuti, e loro hanno preso un po' di vantaggio, hanno preso fiducia, e lì è stata più difficile per noi. Poi non abbiamo mollato, siamo rientrati, e anche il canestro a 3 punti di Ienga, dato da 2, ci ha rimesso, invece di essere a 3, ho un altro possesso di svantaggio. Però insomma, devo dire che poche cose da recriminare, poca colpa, se non una grande fiducia loro e una partita da parte della mia squadra, direi, non, cioè, direi positiva, assolutamente non negativa, però purtroppo non siamo riusciti a portarla via, e questo è il rammarico più grande.